Ciao ragazze, allora volevo fare una piccola miniserie di trucchi per il periodo natalizio, diciamo, quindi per Natale l'ultimo dell'anno. Ne farò tre, questo è il primo, ed è sui toni del dorato, del bronzo, molto luminoso. E vi farò vedere due versioni, una ciglia naturali, quindi le mie, e un gloss leggermente sul rosso, proprio leggermente, e un'altra versione con un tono di rosso un po' più scuro e le ciglia finte. Se vi piace il trucco, seguite il tutorial. Applico un primer, utilizzerò il I Love Stage di Essence. Allora, come primo colore prendo dalla mia palette Naked, che è sia nell'1 che nella 2 si trova questo colore, Half Baked, che è questo dorato. Lo utilizzo bagnato e lo vado ad applicare sulla palpebra. Su tutta la palpebra mobile. Prendo ora questo colore di MAC, che è il Cranberry. Anche questo lo vado ad utilizzare bagnato. Lo vado ad applicare alla fine della palpebra mobile. E vado ad aggiungere perché voglio comunque che sia intenso in questo punto. Prendo ora un marrone scuro, prendo il Burst It di Urban Decay, questa è nella palette la numero 2, oddio mi è venuta una americana, la palette più carina francese della Naked 2, quindi prendo un po' di marrone scuro. Lo prendo con un pennello a penna. Ok. E lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Prendo ora un pennellino da sfumatura, questo è il 222 di MAC e vado a sfumarne i contorni. Prendo una matita nera e la vado a mettere nella rima superiore dell'occhio. Faccio una piccola virgolina all'insù, che vado a sfumare con un piccolo pennellino, questo è un pennellino eyeliner, dove metto proprio una puntina di ombretto nero e vado
sfumarla verso l'alto, ma proprio leggermente. Prendo un beigiolino, questo è Universal Beige di Sephora, e lo vado a mettere sotto l'arcata. Prendo ora un eyeliner in gel nero e lo vado a mettere all'attaccatura delle ciglia. Riprendo ora la matita nera e la vado a mettere nella rima, nella palpebra inferiore, proprio leggermente. Prendo ora un pennellino. Prendo lo Snake Bite come colore, che è questo marrone qui, e lo vado a sfumare con la matita nera. Prendo ora dei glitter un ombretto molto dorato per le scente, quello che volete voi. Io utilizzo questo ombretto cremoso glitteroso di Kiko di una vecchia collezione ed è lo Standing Gold numero 6 e vado a picchiettarlo qui. Ops. Applico ora il mascara, utilizzerò il Get Big Lashes di Essence. Ok, come blush ho applicato il Pure Pleasure di Kiko. Questo è il numero 5 Bold Rose ed è questo qui. È un blush cremoso, cremoso, ecco, molto naturale. E utilizzo anche il Soft and Gentle di MAC come illuminante qui. Sulle labbra infine applico semplicemente un grosso un po' leggermente sul rosso, questo è il numero 14 Deborah Euphoric Shine. E voglio mettere solo un pochino giusto per illuminare, quindi tendo a andarla a sfumare con il dito. Ok, se lo volete un po' più lucido, basta applicare un po' di gloss.
trasparente. Ok, ragazzi, questo è il look senza ciglia finte. Vedete? Molto molto luminoso. Mi piace tanto ed è anche comunque molto tende a illuminare il viso, ecco. Soprattutto questi colori, comunque il dorato è molto natalizio, quindi adatto per queste feste. Magari ecco, per il giorno di Natale è molto carino. Vi faccio vedere adesso la versione con le ciglia finte di H&M, queste qui. Questo è un set, si chiama Party Set, Party Eye Kit, ecco. Costa 6,95 euro. Ci sono queste tre paia di ciglia molto carine. Le prime, diciamo, abbastanza, sono lunghe, eh. Però diciamo che tra le tre sono quelle più normali. Poi abbiamo quelle con i brillantini, vi farò vedere adesso, e poi delle ciglia veramente lunghe alla fine, esagerate. Farò comunque un tutorial con tutte e tre le ciglia proprio per questi trucchi natalizi, insomma, natalizi, Capodanno, quant'altro. Adesso vi faccio vedere. Prendo un po' di colla, utilizzo la Duo. Metto un po' qui, prendo adesso la nostra ciglia, vado a mettere la colla. Aspettiamo un attimo gli sughi. Ed andiamo a posizionare ragazze, questo è l'effetto con le ciglia finte, molto molto bello. Diciamo che per rendere il trucco ancora un po' più strong, oltre alle ciglia finte ho aggiunto, vedete, il nero fino a qui. Devo dire che sono veramente belle. Sono anche abbastanza facili da mettere. E niente, ragazzi, questa è l'altra versione. Volendo possiamo aggiungere anche del rosso. Farle leggermente più rosse. Ok, e questo è il trucco, a me piace molto. E
Ok, questo è solamente il primo di questa miniserie che vi ho detto che farò di trucchi natalizi. Ne saranno tre, quindi ne mancano altri due. E niente, spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao!